Ai nostri microfoni Mario Vanni, imputato nel processo ai presunti complici del mostro di Firenze. Che cosa ha provato nel tornare a casa sua, pur se agli arresti domiciliari, dopo 2 anni di carcere? Come? Quando sono tornato a casa? Che cosa ha provato a tornare a casa sua dopo 2 anni di carcere, anche se... Ma ero contento perché almeno era a casa mia. Ci può parlare della sua amicizia con Lotti e con Pucci? Ai Pucci li portavo la posta, ci facevi portare lettere lassù, tanto più veniva anche a biancare da me. E Lotti faceva l'amore con la mia nipote, no? Con l'Alessandra. E allora ti pagavo qualche cena così al campo sportivo, insomma, io ti ho fatto sempre di bene. E loro mi hanno messo in questa situazione brutta. Ecco, ma passavate le giornate insieme, facevate qualcosa insieme? Da cena. C'è la festa al campo sportivo dell'Acri. Io portavo a cena, veniva la mia nipote, portava anche lui, era fidanzato. E pagava lui. Secondo lei, perché queste persone che le erano amiche l'hanno accusata di questi delitti? Che devo dire? Io è una cosa strana, le dico. Ma sono cattivi, non sono normali. Ma e che gli devo dire? Ma pensa che sia stata un'idea loro o che qualcun altro ce l'avesse con lei e la volesse mettere in mezzo? Io la sento, non ho fatto di male a nessuno, ho fatto sempre di bene. Sicché io non riesco a capire, ecco, come mamma mi hanno messo in questa situazione. Ma per quanto riguarda Lotte e Pucci, lei ritiene che loro possano aver avuto un qualche parte importante in questi delitti? Ma io non ne so nulla. Ne so nulla, io non le accuso, non fu come loro, vestiti bugiardi. Anche Pacciani era suo amico, come se lo ricorda? E Pacciani veniva così la domenica per fare una merenda da Antinetta, ma poi dopo lui andava a casa sua e andava a casa mia. Non c'è nulla di straordinario, gli portava la posta, vero, come ai Pucci. Io lo conoscevo lassù come lo conosco tutti. Si è dispiaciuto per la sua morte? Ma io la sento, non mi ha tanto. Perché a me mi minaccio, io lo tenevo sempre a mente. E Pacciani, lei pensa che potesse essere veramente coinvolto? Ma io la sento, ne so nulla. Lei... Lo conosco così per far merenda insieme e basta. Come conosco tutti i di Rimonte. Lei ha vissuto in quei luoghi, si è fatto delle idee, ha dei sospetti su chi potrebbe essere il vero mostro di Firenze? No, io non ne so nulla. Non ha nemmeno sentito parlare di un medico che potrebbe essere coinvolto negli omicidi? No, non so. Senta, ma è vero che aveva paura di Pacciani? Perché cos'è che le faceva paura? Che cosa le aveva fatto? E che mi aveva fatto? Gli scrisse sui giornali, mi aveva dato una lezione, io non ho fatto nulla di male, io non so capire perché, ma capito? Ma che lo so, io non l'ho letto. Lei pensa che questo processo potrebbe concludersi bene per lei, ha fiducia? Ma sì, speriamo vada bene, io sono innocente, non ho fatto nulla di male, perché spero che la vada bene. Ringraziamo il signor Mario Vanni.